dodicesimo Tour It. Qual è la sua prima impressione dopo 12 edizioni? Ma l'impressione è quella che, nonostante insomma, la situazione di crisi generale e di crisi anche nel settore, Tour It si presenta in maniera positiva, quantomeno al momento per quanto riguarda gli espositori. La fiera è più compatta dell'anno scorso, ci sono non molti ma comunque alcuni operatori in più. La fiera è stata in parte diciamo rivoluzionata perché da 8 giorni è passata a 4 giorni, con l'intento di, riducendo la fiera, di far partecipare più operatori nel settore del turismo oltre che ovviamente nel settore del camper e del caravan. Quindi la prima impressione è un'impressione diciamo positiva. Per quanto riguarda i visitatori, riteniamo, anche sulla base delle nostre così, sensazioni che derivano un po' da contatti internet, contatti telefonici, che in particolar modo sabato e domenica dovrebbero essere 2 giornate importanti per il settore. Questo ci fa piacere, ci farebbe piacere non solo per la fiera in quanto tale, ma soprattutto per dare un segnale positivo agli espositori, perché chiaramente gli espositori in fiera vengono per fare business e quindi questo è un po' l'augurio che io faccio a Tour It 2014. Secondo le previsioni già c'è un segnale positivo perché ci sarà il sole e lo abbiamo visto, quindi questo significa che volete continuare a credere in questo salone? Certo, noi ci crediamo in Tour It, se non ci credessimo non saremmo alla 12ª edizione. E quindi anche questa notizia positiva del weekend al sole sicuramente sarà diciamo incentivante per una partecipazione massiccia alla fiera.